aggiornare le liste elettorali. Se vogliamo garantire a tutti gli uomini adulti il diritto di voto, a prescindere dal censo. Sì. E le donne? Perché quando parlate di uomini intendete di sesso maschile, giusto? Non è quella la famosa tele. Fammi sentire. No, ma alzate pure gli occhi al cielo, onorevole Armellini. Facciamo finta di cambiare le cose, eh? Favore! Cerchiamo di restare su un piano di realtà. La signora ha ragione. Perché solo gli uomini possono votare? Se è universale, non conosce limitazioni. Poi se vogliamo rimanere su un piano di realtà, molte donne conoscono la politica più degli uomini. E lo fanno con coraggio e determinazione. Il problema è che non si può concedere indiscriminatamente il voto alle classi popolari e alle donne. Perché sono troppo propense a farsi riempire la testa dai premi. E certo. 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 Peccato che poi sono le classi popolari che vengono usate come carne da macello per difendere le belle leggi vostre. Complimenti, bel tentativo. Non l'ho fatto per darvi ragione. Penso a queste cose da molto prima di conoscervi. Signori! Signori! Non capisco che cosa continuiamo a cianciare quando dovremmo fare una sola cosa. Proclamare la Repubblica. Ma non si può votare se non abbiamo fatto una legge elettorale! Ah no? Chi vuole la Repubblica?